Primo test stagionale per il Chieti di Mister Chianese, che gioca un buon match contro l'Avellino, reduce dal ritiro in quel di Palena. Allo stadio degli Angeli del paese Alto Sangrino i biancoverdi si impongono per 2-0 con le reti di Benedetti e Matera. Prove di 3-5-2 per la formazione neroverde con tanti nuovi innesti. Gara gradevole con una buona cornice di pubblico, sia campano che teatino. Le interviste all'allenatore neroverde Chianese, il direttore Sartiano, il neoacquisto Conson e il tecnico Irpino Rastelli. Sono tre giorni che abbiamo iniziato, quindi era anche proibitivo giocare contro una squadra costruita per fare un campionato importante come l'Avellino. Penso che i ragazzi abbiano con la testa tenuto bene il campo, magari fisicamente non era così. Noi siamo comunque una squadra per il 70%, il 65% nuova, quindi c'è bisogno di lavorare, però i ragazzi sono stati bravi, hanno avuto attenzione e penso che l'abbiano sfigurato. Sicuramente avendo questi giocatori ci sta da divertirsi in tal senso, quindi in base alle partite, in base a diverse situazioni tattiche possiamo variare, perché la squadra messa a disposizione dal mio direttore sicuramente è una squadra importante e quindi possiamo fare diversi moduli di gioco. Vincere è sempre difficile, tutti quanti vogliono vincere fuori discussione, però per l'organico, per gli investimenti fatti dobbiamo vincere, arrivare secondo è come se avessimo perso. Ma noi avevamo programmato una sgambata perché dopo tre giorni di allenamento i ragazzi chiaramente ancora il mister non ha avuto modo di lavorare. Ho visto però una buona squadra, una squadra rispetto allo scorso stagione con tanta qualità, sicuramente diremo la nostra in campionato. Non credo, perché sinceramente il secondo tempo noi avevamo tutti fuori quota 2004-2005 e mi sembra che insomma abbiamo anche rischiato di segnare, adesso non voglio fare polemiche perché ripeto è una partita, però qualcuno ha messo in difficoltà la retroguardia di una grande corazzata con i nostri fuori quota. Di sicuro si è intravisto qualcosa su cui lavorare, anche grazie comunque allo sforzo della società che ha allestito comunque una squadra da vertice, però non sono io a dire se saremo da vertice o no, ma sarà il campo. Noi dobbiamo solo farci trovare pronti e lavorare come chiede il mister e soprattutto come chiedono i tifosi, che anche oggi penso che erano in tantissimi, quindi dobbiamo solo impegnarci, sacrificio e poi quello che verrà, verrà. Molto organizzato, composto da giocatori di esperienza e giovani comunque interessanti, quindi ci hanno messo in difficoltà, nel senso che non ci hanno permesso di giocare sul tappeto, hanno fatto la loro onesta gara, noi abbiamo cercato in tutti i modi di mettere in pratica tutto quello che abbiamo provato in questi 15 giorni. Sappiamo benissimo che la seconda settimana è sempre quella più difficile perché i carichi di lavoro si sommano. C'è stanchezza non solo fisica ma soprattutto mentale, dove magari essendo l'ultimo giorno i ragazzi non vedono l'ora di tornare per qualche giorno nelle famiglie, quindi ho chiesto soprattutto grande attenzione, grande applicazione, perché poi dispiace lavorare bene e poi magari fare brutta figura, soprattutto con squadre comunque organizzate che ti possono sempre mettere in difficoltà pur di categoria inferiore, però bisogna sempre stare molto attenti, quindi ho cercato di lavorare un po' su questo. Sì, ma adesso sarà un tourbillon, perché sarà tutto a cascata, in base ai ripescaggi, in base a chi verrà ammesso, chi non verrà ammesso, sarà tutto mischiato. È normale che mi auguro che Pescara vada nel girone B, sicuramente una concorrente in meno, una squadra che comunque in C cerca sempre di vincere il campionato, però poi è normale che tra qualche settimana credo avremo un quadro un po' più chiaro, anche se ripeto, tra corsi e ricorsi, credo che i campionati sicuramente slitteranno.